approvato il nuovo piano per il diritto allo studio per il 2023. Il provvedimento prevede contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di servizi scolastici essenziali. Si tratta di interventi che riguardano le mense, il trasporto e gli altri interventi scolastici, nonché contributi di gestione alle scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i comuni e gli enti locali. Il piano regionale per il diritto allo studio prevede l'assegnazione di contributi sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della popolazione scolastica e dei servizi previsti dai comuni in fase di programmazione annuale. In particolare è stato previsto un contributo di 45 centesimi di euro a pasto per un massimo di 180 giorni di servizio mensa effettuato nelle scuole statali e nelle scuole dell'infanzia paritarie private degli enti locali. I fruitori del servizio mensa risultano essere circa 94.000 alunni, di cui 53.000 l'infanzia statale e oltre 8.000 l'infanzia privata, quasi 31.000 quelli della primaria e 1.700 gli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'importo complessivo stanziato è di oltre 6.800.000 euro, di cui 6.300.000 per la mensa gestita dai comuni, 581.000 euro per la mensa curata direttamente dai gestori delle scuole dell'infanzia paritarie. Per il trasporto scolastico i contributi sono stati assegnati tenendo conto delle diverse tipologie di servizio. Il piano infine prevede contributi ai comuni per interventi vari come l'acquisto di sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili, contributi di gestione alle scuole dell'infanzia degli enti locali e delle scuole dell'infanzia private paritarie senza fini di lucro convenzionate con i comuni. Per quanto riguarda i contributi per l'acquisto di nuovi scuolabus elettrici richiesti da 44 comuni pugliesi, gli stessi saranno assegnati in una fase successiva dalla sezione Università Istruzione dopo l'approvazione di un'apposita graduatoria e tenendo conto delle risorse disponibili.